Nel 1284 la cittadina di Hamelin in Germania fu invasa dai topi. Un giorno giunse uno straniero che indossava un abito multicolore e che disse di essere un esperto disinfestatore. Il sindaco promise che la città lo avrebbe lautamente ricompensato se fosse riuscito a risolvere il problema dei topi e l'uomo accettò. Si tolse quindi di tasca un flauto e con quello iniziò a suonare una strana melodia. A poco schiere di topi uscirono dai loro nascondigli e presero a seguire l'uomo con il flauto che, senza smettere mai di suonare, si allontanava lentamente dalla città. Giunti al fiume, tutti i topi si gettarono in acqua, annegando. La città era stata liberata, fu organizzata una grande festa, ma nessuno volle più pagare il pifferaio. In fondo, che cosa aveva mai fatto? Aveva solo suonato un piffero. L'uomo promise che si sarebbe vendicato. Qualche tempo dopo, il 26 giugno, mentre tutti gli adulti erano in chiesa, il pifferaio si mise a suonare una nuova melodia ad Hamelin e questa volta a seguirlo furono i 130 bambini del paese. L'uomo li condusse dentro una caverna e là sparirono per sempre. Solo un bimbo che camminava a fatica non era riuscito a tenere il passo degli altri. Rimase indietro e poté raccontare la terribile vicenda agli inorriditi cittadini di Hamelin, che si chiedevano sconcertati e disperati dove fossero finiti i loro bambini. È solo una favola, quella del pifferaio magico che abbiamo appena ascoltato, o potrebbe nascondere inquietanti verità? Ne parliamo oggi a Strane Storie. Ben trovati naviganti, sono Massimo Polidoro. Vi do il benvenuto a Strane Storie, la mia serie settimanale in cui andiamo a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità storie e credenze ai confini della realtà. Se volete unirvi agli altri naviganti sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, e se volete imparare a indagare misteri e a capire come mai crediamo spesso all'incredibile, più avanti vi spiegherò come fare. E ora torniamo al nostro pifferaio magico. È una delle più antiche e suggestive favole della tradizione tedesca, resa celebre nella versione dei fratelli Grimm, ripresa nei secoli da poeti come Robert Browning, filosofi come Wolfgang Goethe e musicisti rock come i Pink Floyd, i Jethro Tull. Ma per molti, in realtà, non si tratterebbe affatto di una leggenda, bensì di una cronaca di fatti realmente accaduti. Tuttora esiste una legge non scritta che vieta di cantare o suonare musica in una particolare strada di Hamelin per rispetto nei confronti delle vittime. È una storia che mi ha sempre affascinato tantissimo e quindi per saperne di più ho avuto la possibilità di recarmi ad Hamelin e indagare. È successo quando ho preso parte a una serie televisiva di Discovery Channel che si chiamava Legend Detectives e che andava a indagare le radici storiche di alcune celebri leggende. I bambini adorano questa storia e anch'io da piccolo ne ero affascinato. È una favola perfetta e mi ha sorpreso apprendere che potrebbe basarsi su fatti realmente accaduti. Cosa ne pensi, Massimo? Credo sia una favola bellissima, ma voglio verificare se è composta da qualcosa di più che un intreccio di finzioni. È evidente la presenza di classici elementi narrativi. Ad esempio, è un racconto morale. Mantenete le promesse fatte o sarete puniti. Poi c'è l'elemento magico. È una favola per intrattenere e insegnare. Ho parlato tra gli altri con Norbert Humburg, che era direttore del museo cittadino, che mi ha detto: è una storia che evidentemente si basa su qualcosa di autentico. La città è piena di antiche iscrizioni che fanno riferimento ai fatti del 1284. Sul muro della Hochzeitshaus, per esempio, la casa dei matrimoni, si legge un'incisione che recita così: nell'anno di Nostro Signore 1284, 130 bambini di Hamelin, in custodia di un pifferaio, furono condotti fuori dalla città, fino al Koppen, e là perduti. Sull'antica Rattenfangerhaus, la casa del pifferaio, è scritto invece:
Nell'anno 1284, durante la festa dei santi Giovanni e Paolo, il 26 giugno, 130 bambini furono traviati da un pifferaio e portati al Calvario di Koppen, dove scomparvero. E ancora, su una pietra che faceva parte di una delle porte d'ingresso della città, conservata al museo locale che ho visto di persona, si legge: nell'anno 1556, 272 anni dopo che il mago condusse 130 bambini fuori dalla città, questa porta fu eretta. Tuttavia, la più antica testimonianza risalente al 1300 era una vetrata presente nella chiesa di Hamelin, ma andata distrutta nel 1600. Prima della sua perdita, però, fu ricopiata ad acquarello da un viaggiatore nel 1592. Il disegno raffigura un uomo dal vestito di vari colori, circondato da bambini vestiti di bianco. Una rappresentazione piuttosto fedele della favola, ha continuato a raccontarmi Humburg. In realtà si ritiene che quella vetrata, diceva lui, fu realizzata per ricordare un tragico evento accaduto realmente alla città di Hamelin. Giorno, mese e anno in cui tale evento si verificò si possono leggere nelle varie iscrizioni presenti sui palazzi della città. È vero, come si è detto, no? Sulle antiche case del borgo si leggono vari riferimenti al 26 giugno del 1284. Su che cosa di preciso sia successo quel giorno, però, non c'è un consenso unanime tra gli studiosi. La storia, mi ha detto Humburg, ci parla della morte dei topi prima e dei bambini poi. Dunque, un elemento che potrebbe legare entrambi questi avvenimenti è la peste, che giunse in Europa proprio attraverso le pulci che infestavano i topi. Ho iniziato con quattro topi. Quattro topi? Quattro topi ai quali ho dato il nome di Tom e Jerry e di Harry e Sally. E questo è Harry. Posso prendere Harry? Sì, certo. Jürgen Rina gestisce un negozio di souvenir ad Hamelin dedicato a... beh, cos'altro se non ai topi? Ma del tipo tenero. Questo topolino è piuttosto carino, ma è ben documentato che i roditori ispirano paura e fobie nei membri della nostra specie in tutto il mondo. Nel Medioevo c'era una ragione in più per temere i topi. Gli antenati del nostro amico infatti portavano le pulci responsabili del contagio di una malattia mortale, la peste nera. Uno dei segnali che l'epidemia si stava diffondendo era proprio quello di vedere i topi uscire dalle loro tane per morire nelle strade. E le pulci, una volta morti i topi, si attaccavano agli uomini, infestando per primi proprio i più deboli, come i bambini. Ed è esattamente quello che avviene nella favola, mi continua a raccontare Humburg. Tutti noi possiamo immaginare quanto grande fosse il terrore che suscitava nel Medioevo la vista dei topi e il panico suscitato dalla certezza che tre giorni dopo la malattia portata dai topi avrebbe cominciato a uccidere. Ecco, l'unico problema con questa ipotesi è che la peste non colpì l'Europa prima del 1347, mentre in tutte le iscrizioni si parla del 1284. Inoltre si fa riferimento a un giorno ben preciso e, come ben sappiamo, un'epidemia di peste in questo caso non arriva a un'ora stabilita. È vero, mi ha risposto lo studioso, ma secondo me quella del 1284 è una data fasulla. Potrebbe essere una finzione. Perché mai avrebbero usato una data fittizia? Al tempo della peste era quasi ufficialmente proibito nominarla, perché la superstizione voleva che nominarla equivalesse a invitarla. Dunque non bisognava nominarla, non bisognava invitarla. Ma ovviamente la gente voleva parlare di ciò che accadeva in quegli anni. Così fu raccontata questa storia, collocandola però in un altro periodo storico. E poi, con il passare del tempo, la gente si è dimenticata di che cosa raccontasse veramente quella favola. Il pifferaio? L'iscrizione facendo anche a lui. Chi era? Probabilmente era la persona incaricata di portare lontano dalla città le vittime della peste o i moribondi per evitare che il contagio si estendesse. Perché è raffigurato con un piffero e con degli abiti sgargianti?
perché in tal modo la gente, udendo la musica o vedendo quegli abiti variopinti, sapeva di doversi nascondere, perché lui, a causa del prolungato contatto con i cadaveri e con i moribondi, era probabilmente un pericoloso veicolo di infezione. In assenza di prove convincenti per questa teoria e tenendo conto del fatto che, tanto nella vetrata quanto nelle iscrizioni più vecchie, si parla solo di bambini, mentre i topi non vengono nemmeno citati prima del 1565, altri hanno avanzato ipotesi anche più sinistre. Nel primo testo scritto in cui si parla della leggenda, che risale al 1384, cioè un secolo dopo gli eventi, si cita una testimonianza oculare. Purtroppo il testo in questione è andato perduto, ma in una trascrizione che è sopravvissuta si legge: nell'anno 1284, il giorno di Giovanni e Paolo, il 26 di giugno, da un pifferaio vestito di ogni colore furono sedotti 130 bambini nati ad Hamelin e furono persi nel luogo dell'esecuzione, vicino al Koppen. Allora, questo Koppen citato più volte potrebbe essere la collina nei pressi di un villaggio che si chiama Koppenbrugge. Gernot Husam, il direttore del museo locale, mi è sembrato molto convinto da questa ipotesi. Se studiamo il più antico disegno esistente che racconta la fiaba, mi ha appunto detto Husam, è possibile scoprire la verità. I dipinti medievali erano pieni di simbolismo e io credo di avere trovato la chiave per risolvere l'enigma del pifferaio. I nobili locali erano i baroni Spiegelbergs, devoti cristiani, il cui stemma familiare prevedeva un cervo e un albero. Ebbene, al centro del disegno si trovano proprio dei cervi che pascolano sotto gli alberi e non può che essere un riferimento al fatto che la vicenda riguarda la famiglia degli Spiegelbergs. Quanto al pifferaio, continua sempre a raccontarmi il direttore del museo, è sistemato a sinistra, il lato del male, ed è vestito come se dovesse celebrare un rituale pagano. Ebbene, secondo me in origine il disegno raccontava un'uccisione di massa organizzata dai baroni Spiegelbergs, quando vennero a sapere degli oscuri riti pagani che l'uomo con il piffero intendeva organizzare insieme ai 130 bambini. E allora, continua sempre questo racconto, l'estrema religiosità della famiglia non poteva tollerare che rituali blasfemi avessero luogo nel suo territorio e quindi decise di sterminare tutti quanti. Francamente è un'altra teoria che lascia molto perplessi, molto a desiderare, soprattutto perché, se vogliamo ricorrere al simbolismo, è possibile leggere in un quadro, in un'immagine, quello che vogliamo. L'abbiamo visto tantissime volte, abbiamo dedicato video interi a raccontare quello che alcune persone credono di vedere in un dipinto, o addirittura nell'episodio dedicato alla presunta morte di Paul McCartney, come tantissima gente si è convinta di trovare indizi che Paul fosse morto e sostituito da un sosia nelle canzoni, nei dischi, nelle copertine dei Beatles. Un bellissimo esercizio di fantasia, ma francamente non sono delle prove. Sono state proposte altre possibili spiegazioni per ciò che forse avvenne nel 1284 ad Hamelin. C'è per esempio chi immagina che, poiché i bambini danzavano seguendo il pifferaio, la leggenda abbia avuto origine da una epidemia del morbo di Huntington, o ballo di San Vito come è conosciuto. Altri invece ritengono che i bambini, o forse erano dei ragazzi, morirono in qualche battaglia o, come ha ipotizzato per esempio il filosofo Gottfried Leibniz, qualcuno li reclutò per partecipare alla crociata del 1212 e non fecero mai ritorno. La teoria più plausibile, basata su fatti storici più convincenti, sembra però essere quella secondo cui i giovani della città furono coinvolti nella colonizzazione di nuove terre a est. Nella seconda metà del XIII secolo il vescovo Bruno di Olmutz contribuì alla creazione di oltre 200 tra villaggi e città nella zona della Moravia, che da poco era stata conquistata dai tedeschi e che oggi si trova nella parte orientale della Germania. È l'ipotesi, per esempio, che sostiene Jürgen Udolf, docente di onomastica all'Università di Lipsia. Dice Udolf:
Il vescovo aveva un castello vicino ad Hamelin e proprio in quella zona incaricò una serie di reclutatori perché trovassero giovani disposti a trasferirsi nelle nuove terre. Uno di questi reclutatori deve essere passato anche da Hamelin. A quel tempo, infatti, la cittadina si stava sovrappopolando con tutti i disagi che questo comportava per una città circondata dalle mura e dunque dalle dimensioni tutto sommato limitate. A sostegno di questa ipotesi, oltre alla conferma che le migrazioni di bambini nel XIII secolo sono episodi ampiamente documentati, c'è anche il fatto che alcuni paesi intorno ad Hamelin e nella Germania dell'Est posseggono nomi identici, come Hindenburg o Hammelspring. Inoltre, continua sempre l'ipotesi di Udolf, è possibile anche trovare numerose persone in entrambe le zone con dei cognomi uguali, come Querhammels, che nella fonetica richiama proprio il nome della città di Hamelin. C'è però anche un'ultima possibilità, e cioè che la storia sia semplicemente un antico esempio di leggenda metropolitana. Ecco, per saperne di più sono andato a trovare e a parlarne con Elke Libs, docente di psicologia all'Università di Potsdam, che mi ha accolto in casa sua e mi ha raccontato che cosa ne pensa. In molte versioni della storia, mi ha spiegato la psicologa, è presente una conclusione moralistica. Pagate i vostri debiti, altrimenti ne soffrirete le conseguenze, proprio come avviene oggi con le leggende urbane, dove c'è sempre presente un messaggio moralistico di qualche tipo. All'epoca in cui iniziò a diffondersi, abbiamo una sovrappopolazione e una grande povertà. I bambini, insomma, rappresentavano un problema. Una storia che raccontava di qualcuno che liberava la città dai bambini non poteva che essere vista con piacere, anche se nessuno lo avrebbe mai ammesso. Tutt'oggi, mi ha detto ancora la psicologa, questa storia ha successo perché il desiderio di liberarsi, metaforicamente, dei bambini, per quanto represso, è sempre presente in qualche angolino della nostra mente. Basta solo pensare a quanto i bambini limitino la nostra libertà e quante delle nostre energie assorbano. Allora, se in superficie la perdita dei bambini della leggenda è una tragedia, nel profondo, questa insomma l'interpretazione della psicologa, questo sarebbe un motivo di sollievo, un'emozione, per quanto inconfessabile, che verrebbe attivata ogni volta che la storia viene riletta. Un'ipotesi non proprio facile da mandare giù. Quale che sia la verità, quello che è certo è che la figura del pifferaio magico ha finito per diventare una metafora perfetta, capace di assumere connotazioni positive o negative. In ambito politico, per esempio, prevalgono le connotazioni negative, visto che ogni leader avversario può essere rappresentato come un pifferaio che incanta le masse e le conduce a una fine tragica. Nella Germania nazista, la Russia comunista era spesso raffigurata nelle vignette satiriche come uno scheletro che al suono della sua musica trascinava la morte il suo popolo. Curiosamente, anche dopo la guerra, la Russia e il comunismo furono rappresentati in modo simile in America. Indubbiamente però il pifferaio negativo per eccellenza viene identificato con Adolf Hitler. Esistono numerose poesie, satire, vignette, canzoni che raffigurano Hitler e il nazismo come malefici pifferai. Ma a seconda dei tempi e dei paesi sono stati rappresentati come pifferai, tra gli altri, anche l'Ayatollah Khomeini, l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, il presidente statunitense Gerald Ford, il leader religioso Jim Jones, che indusse al suicidio di massa 914 persone. Vi ricordate, ne abbiamo parlato di questa storia in un episodio della mia Stanza delle Meraviglie. Inoltre, stessa città di Hamelin ha saputo trasformare la favola nella principale forma di sostentamento della città. Ovunque ci si
giri, dovunque ci si volti, si trovano tracce del pifferaio, negozi del pifferaio, grandi magazzini del topo, alberghi, statue, fontane, parchi di divertimento. L'antica Rattenfanger House, cioè la casa del pifferaio, oggi è un ristorante dove io stesso ho potuto gustare delle deliziose code di topo fritte. No, non è topo. In realtà era carne di vitello tagliata a striscioline. Inoltre, ogni domenica la città rievoca la favola del pifferaio, coinvolgendo nella recita i bambini del paese, che adorano travestirsi da topini. E queste trovate, per quanto possano spesso apparire di dubbio gusto, sembrano funzionare, visto che fino al momento in cui si poteva viaggiare erano oltre 2 milioni i turisti che visitavano Hamelin ogni anno e non c'è dubbio che torneranno a visitarla quando sarà nuovamente possibile. Non male, insomma, per una vecchia fiaba. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, e ci permettono di realizzare questo e tutti gli altri contenuti che condivido insieme a voi. Trovate i loro nomi nella sigla di coda di questa puntata. Ma se vi va, potete unirvi a noi, potete diventare naviganti, avrete accesso sulla pagina Patreon a tantissimi contenuti esclusivi, dietro le quinte del mio lavoro, risponderò a tutte le vostre domande, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspettiamo. Noi ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo venerdì prossimo alle 13:30 con un nuovo misterioso episodio di Strane Storie. A presto! Si è mai occupato di sogni premonitori? Sì, certo, io me ne sono occupato. Io credo siano troppo frequenti per essere sottovalutati come pure coincidenze. Beh, dipende, insomma, se proviamo a calcolare... Senta qui, un uomo ha sognato la morte di un parente e quello muore. Certo, non tutti sono così fortunati. Pensi al caso di Sally Wozinski. Che le è successo? Beh, sognò di vincere alla lotteria nazionale. Ah, sì, quando si è svegliata al suo letto galleggiava in alto mare.